Allora, adesso parliamo di un altro poemetto che scrive Boccaccio ed è il Ninfa le Fisolano ed è un poema di 430-463 ottave e diciamo che il nucleo tematico fondamentale è la fondazione della città di Fiesole. Quindi, innanzitutto ci sono state delle diatribe sull'origine, cioè sulla datazione dell'opera, perché alcuni critici hanno sottolineato, ad esempio, alcuni errori, in particolare, ad esempio, uno di questi errori era che ci fosse la distruzione di Firenze fosse attribuita a Totila e che il mito della ninfa. Il mito della ninfa Calisto, che viene appunto trasformata in orso non da Giunone come tradizionalmente, ma da Diana. Ma comunque, nonostante questo, in realtà è più ragionevole collocarlo in un momento di maturità letteraria e non come prima opera, come appunto è stato proposto da alcuni critici, in particolare perché. Nonostante lo stile in realtà sia molto piano e non sia eccessivamente ornato, ma nonostante questo, proprio questa medietà stilistica, come abbiamo detto, è il recinto dentro il quale si muove il Boccaccio, ed oltretutto è anche ciò che raggiunge Boccaccio tramite una fatica e tramite una maturità che è sintomo di maturità letteraria e non del contrario. E quindi diciamo che appunto si muove di nuovo all'interno di movenze popolareggianti, ma allo stesso tempo fa anche dei recuperi lirici. La trama è la seguente. Parla di quindi in un periodo è ambientato in un periodo prima della Fiesole edificata, in cui regnava Diana, quindi quelle zone, e regnava nel regno di Diana il codice morale che vigevano era molto rozzi, primordiali. Dopodiché ad un consesso delle ninfe di Venere, uno il pastore Africo, a che assiste a questo consesso, si innamora di una delle ninfe, che è Mensola. Così decide di cercarla, propiziato da Venere, quindi aiutato da Venere, ma fa molta difficoltà. Ci mette molto tempo ed un certo finché la trova all'interno nel bosco e Mensola gli scaglia una freccia contro perché è intimorita dalla sua presenza. Ma da questo atto decisivo che compie Mensola in avanti scaturiranno dei cambiamenti psicologici all'interno del personaggio di Mensola, nel senso che da questo punto in avanti sorgono dei sintomi, sorgono dei sintomi e dei sentimenti amorosi che sono quelli femminili. E quindi quindi Mensola, appunto, che sono quelli femminili, quindi che vengono associati oltretutto da un primario senso di colpa, di un pentimento di aver scagliato questa freccia contro Ameto. Quindi successivamente, Africo, scusate, il padre cerca di far desistere Africo da seguire la ninfa. Gli dice di stare lontano, ma ovviamente Africo non segue ciò che gli dice il padre, ma anzi segue quello che viene consigliato a lui da Venere, e quindi si traveste da donna, in particolare da sua madre, utilizzando i vestiti di sua madre, e quindi che il travestimento funziona bene perché appunto uno degli effetti somatici dell'innamorato tradizionalmente è quello della pallidità, e quindi
Egli è credibile, a me, Africo è credibile nel suo travestimento, ma ad un certo punto, quando le ninfe cominciano, quindi si unisce alle ninfe, ma quando queste si stanno per fare il bagno, ognuno di loro si denuda e alla vista di Africo scappano, fuggono le altre ninfe, mentre invece Africo riesce proprio a catturare Mensola e dopodiché hanno un amplesso. E così, dopodiché Mensola ha i sensi di colpa, non si fa più vedere, e Africo allora, per il dolore incommensurabile, si uccide, si ammazza proprio sulla sponda d'acqua, sullo stesso specchio d'acqua in cui si erano conosciuti, in cui si erano incontrati, che prenderà il nome di Africo. Quindi l'omonimo diventerà omonimo. Dopodiché Mensola ha un bambino che nasce appunto dal loro amore, ma deve nasconderlo a tutti i costi dalla furia e dall'ira di Diana, che ad un certo punto se ne accorge accusa di tradimento Mensola, ovviamente che ha tradito quelli che sono. Che è la castità imposta da Diana in quei luoghi perché vigeva la sua legge, e avendo tradito la castità di Diana, allora si cosa fa? Diana di nuovo manda una maledizione che fa diventare Mensola un fiume. Ma la storia da qui, appunto, che fino adesso appunto era interamente mitologica, diviene adesso storica, nel senso confluisce nella storia, perché il figlio viene allevato alla fine dai genitori di Africo, e che si chiama Pruneo perché tra i pruni Pianger fu trovato, e Pruneo cresce e diventa Siniscalco di Atalante, che è il fondatore della città di Fiesole, e che introdurrà, sostituirà quello che era il codice morale che imponeva Diana, che rendeva appunto gli uomini rozzi, e che impediva, quindi imponeva la castità e un valore etico non di certo cavalleresco e neanche cortese, ma con Atalante appunto si effettua, si concretizza il passaggio a quello che è alla civiltà civile, cioè no, alla civiltà ovviamente, con l'amore, un amore che viene introdotto, consacrato però alle nozze, quindi un amore contenuto, un amore che è quello del compromesso della borghesia, come avevamo già visto nell'elegia di Madonna Fiammetta. Quindi è interessante perché innanzitutto l'ambientazione pastorale con un poemetto, e il poemetto eziologico, nel senso che narra le origini della città di Fiesole, però lo fa utilizzando innanzitutto un apparato mitologico. La narrazione è quasi interamente mitologica ed è per la prima volta una narrazione mitologica che viene definita oggettiva. Nel senso che i miti sono personali, e i miti sono personali, cioè no, scusate, Boccaccio non introduce dei miti personali come ad esempio Madonna Fiammetta o comunque dei riferimenti autobiografici, quindi, e non c'è anche realismo nella rappresentazione, ma puramente presenta, narra quello che è un mito, quello che è una leggenda, senza introdurre degli elementi esterni e non attinenti al tema. Quindi, dopodiché, Africo è particolare come personaggio perché ha una doppia identità. Da un lato presenta l'identità, quella del topos dell'innamorato, quindi dell'innamorato che soffre, che languisce, che ha i sospiri, che ha affanni, che si rinchiude in cameretta e piange, e allo stesso tempo però ha anche un lato molto brutale, bestiale, di soverchiamento, come accade appunto nell'episodio della defloorazione. Quindi
È un personaggio che qui ha un'identità che oscilla tra i due estremi, oscilla in un certo senso tra Diana e oscilla tra Diana, no, sì, oscilla tra Diana e Venere, quindi tra l'innamorato e invece i costumi rozzi della Diana primordiale. Dopodiché invece abbiamo la fisionomia di Mensola che è particolare, nel senso che Mensola fino a quando non incontra Africo e si mantiene all'interno di quelli che sono si mantiene all'interno di quelli che sono le imposizioni della divinità di Diana, quelle che è il codice etico imposto da Diana, per cui è casta e di conseguenza è quasi immobilizzata, i suoi sentimenti sono quasi paralizzati, non prova quasi sentimenti finché poi non incontra Africo e da quando scaglia quella freccia cominciano a sorgere, nel suo, a sorgere in lei i sentimenti d'amore femminili, quindi di sensibilità femminile, quindi ad esempio il piacere naturale dopo l'amplesso, è incinta, il turbamento, e in particolare hanno un ruolo decisivo dopo che avviene l'amplesso, i sensi di colpa che comincia a sentire. Perché? Perché si è emancipata da un certo punto di vista da quelle che sono quella che era l'oppressione sessuale che imposta da Diana, ma allo stesso tempo però si sente in colpa di aver contraddetto quelle che era il codice etico a cui fino che aveva rispettato fino a quel momento. Quindi sentendosi in colpa di nuovo avviene questo conflitto tra l'istinto naturale Venere, quindi, e tra invece il senso del peccato che è rappresentato da Diana. E ognuna delle due divinità ha ovviamente difende una parte, difende al proprio personaggio che protegge, quindi Venere proteggerà Africo, poi abbiamo Diana che è invece protettrice delle ninfe e protettrice di un mondo primitivo, ferreo e disumano. Imperio della legge e della religione di Diana a imporre la castità e a reprimere la natura istinto, quindi sono proprio due figure antitetiche che sono sempre in contrasto. E quindi la vendetta di Diana avviene perché? Perché Mensola ha trasgredito, ha compiuto una trasgressione delle leggi religiose che sono state imposte, qui in particolare quella della castità e quella del reprimere l'istinto, invece si lascia l'istinto lascivo e libidinoso e quindi viene punita. Dopodiché dal mito si passa alla storia e appunto abbiamo Prumeo. Che diventa Missiniscalco, il fondatore di Fiesole, e quindi i valori di Diana, come abbiamo detto, sono sostituiti da quelli civili, che sono le nuove leggi che vengono imposte, però non sono quelle di Venere, non sono nemmeno quelle di Venere, quindi non è una vittoria di Venere, ma sono quelle della concupiscenza regolata da una legge matrimoniale, che è anche una finalizzazione, che è quella della procreazione. Ed è appunto un compromesso, alla fine il compromesso di morale borghese in cui l'eccezionalità, la dismisura è consentita quando sono i singoli che la praticano come all'interno della fiammetta, ma una società, una collettività non si può fondare su tale sregolatezza. I principi generali non possono essere quelli della sregolatezza, quelli dell'istinto naturale e quindi si realizza questo compromesso di amore contenuto all'interno di un contratto matrimoniale.